Un giovane vicentino di 29 anni pluripregiudicato e conosciuto per un fatto di cronaca grave avvenuto in zona Mercato Nuovo a Vicenza, culminato con l'aggressione ad un anziano, è stato rintracciato ieri sera nella stazione autobus del capoluogo berico e arrestato. Dopo l'identificazione, l'equipaggio delle volanti che lo aveva preso in custodia lo ha trasferito in carcere. Il soggetto, ritenuto pericoloso più volte in tempi recenti protagonista di episodi di cronaca, era stato segnalato nello scalo cittadino gestito da società trasporti. Le iniziali FFA, rese note dalla questura berica, sono scattate le manette e i polsi dopo che i poliziotti hanno individuato l'uomo senza fissa dimora. Si tratta di un ragazzo di origine ungherese implicato in vicende di tossicodipendenza. In suo possesso trovato e sequestrato un coltello con lama da 20 cm, un cacciavite di grandi dimensioni, 30 cm e oggetti utilizzati come armi improprie che gli sono valse un'ulteriore denuncia. Riguardo alle condanne pendenti a suo carico, ha un conto con la giustizia da salvare con la detenzione di 1 anno e 22 giorni relativo a 2 reati, furto aggravato commesso in un'abitazione di Vicenza a dicembre 2023, lesioni risalenti all'estate di 4 anni fa. In quel grave episodio, ripreso in un video da un residente, l'allora 25enne aveva colpito con un pugno al volto prima e poi a calci in faccia un anziano di 73 anni che era intervenuto per difendere una donna dalle molestie del malintenzionato. Per il malcapitato pensionato di Vicenza, le cure del pronto soccorso decretarono la prognosi di guarigione in 45 giorni.